Maria, la Maddalena che Donatello, con lievi incisioni sul legno, ha sapientemente reso sofferente, distrutta dal dolore per la morte del Maestro Gesù. Nei Vangeli sono tante le donne di nome Maria. Una è Maria di Betania, la sorella di Lazzaro e sorella di quella Marta che la rimprovera mentre se ne sta incantata ad ascoltare Gesù invece di aiutarla a preparare da mangiare. Un'altra Maria unge con il prezioso nardo i piedi di Gesù che sta pranzando a casa di Simone. Ancora, un'altra Maria è la donna che Gesù libera dai demoni, ne parla Marco nel suo Vangelo. E sarebbe questa la Maddalena di Donatello, la Maria di Magdala, originaria dal paesino di pescatori sul lago di Galilea. E sarebbe questa la Maria che si reca al sepolcro la mattina di Pasqua e trova Gesù risorto. Maria ha seguito Gesù per le strade di Palestina. Non importa sapere la sua biografia e se era peccatrice, conta solo che il percorso di vita fatto al seguito del Maestro Gesù l'ha resa una donna diversa. Vedendo come Gesù amava la gente, anche lei aveva imparato ad amare. E per amore non abbandona il suo Maestro nel momento ultimo e difficile della sua vita. Maria si spinge fin sotto la croce. Sono come una pugnalata le ultime parole di Gesù: Padre, se puoi, allontana da me questo calice. Neanche dopo la deposizione dalla croce Maria lascia Gesù. Lo segue fino alla tomba di Giuseppe d'Arimatea, alle porte di Gerusalemme. Un viaggio toccato e fuga. Bisogna lasciare in sospeso il funerale, è venerdì sera e inizia lo Shabbat. Non adesso la sepoltura, rimandati alla domenica i riti del lavaggio e della purificazione del corpo. La pietra rotola, la tomba è chiusa. A Gerusalemme si ferma ogni attività per onorare il settimo giorno del riposo di Dio completata la creazione. Anche Maria Maddalena si ferma, ma non ferma le lacrime né si placa il suo dolore. E il pensiero è fisso ai 3 anni di vita nuova trascorsa con i tanti amici accanto a Gesù. Fine di tutto. È finito intanto lo Shabbat e Maria corre al giardino, ma com'è possibile? Qualcuno ha rotolato la pietra e nel sepolcro, sotto il lenzuolo bianco di lino, non c'è più il corpo di Gesù da restituire alla terra. Qualcuno l'ha portato via. Ma dove? E chi? Ma poi quella voce che la chiama e la fa sussultare: Maria, Maestro. Da questo momento in poi, la Maddalena lascia le vesti di penitente e si fa portavoce di un messaggio. Il messaggio è che Gesù chiama tutti e che tutti possono riconoscere la voce di Gesù risorto e seguirlo.